è una goccia nel mare di un grande progetto che noi tarantini pretendiamo, un progetto integrato che riveda Taranto rivoltata come un casino, a partire dalla chiusura delle fonti inquinanti. Purtroppo da questo non si può prescindere. Sarebbe facile per chi come me fa politica dire si può ambientalizzare come lui, mentendo alla una città e a una nazione intera e anche all'Europa, perché questo lo dobbiamo dire. Per fortuna abbiamo 17 eurodeputati al Parlamento Europeo del Movimento 5 Stelle che dicono la verità al commissario, dicendo che questi sono belli e buoni aiuti di Stato che tengono in vita un'azienda che è moribonda, che è economicamente insostenibile, nonché ambientalmente insostenibile. Continuiamo a morire, ma non solo di malattie e salute, continuano a morire anche le economie della città. Basta farsi un giro nel borgo. Oggi anche la Confcommercio protesta contro questo governo, perché non c'è più attività economica che si mantiene in piedi e non è il secondo piano del museo che risolve i problemi della città.